Allora, passiamo ora a presentare la professoressa Flavio Aiello, docente di Buongiorno. lingua, buongiorno Flavia, docente di lingua e letteratura Swahili presso l'Università degli Studi di Napoli l'Orientale. Appartiene al DAM, Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, dove è professore e associato. È autrice di numerose pubblicazioni sia a livello nazionale che internazionale, relative sia alla letteratura e alle arti verbali swahili, ma ha anche tradotto per un pubblico italiano il romanzo Swahili Utengano di Sahid Hamed Mohamed e è una selezione di poesie di Di Abdilatif latino. Abdallah. I suoi interessi di ricerca sono la letteratura contemporanea Swahili. Scusate, devo interrompere il canale di comunicazione inglese, altrimenti non riesco a sentire. Scusatemi. Stavo dicendo, i suoi interessi di ricerca sono la letteratura contemporanea Swahili, inclusa quella per l'infanzia e per l'adolescenza, e le arti verbali Swahili e la traduzione letteraria. La professoressa Aiello spiega molto bene nel suo intervento i nostri rapporti Sì. rispetto al nostro progetto e io mi sento di ringraziarla profondamente per tutto, ma soprattutto per una cosa, perché ci ha ospitato me e le riunioni del DIM nel suo studio all'Orientale. Vero, Prego, verissimo. prego, Ilaria. Grazie, grazie Lia. Innanzitutto un buongiorno a tutti i partecipanti e congratulazioni alla professoressa Pensabene, alla preside e agli organizzatori di questo evento in questo difficile periodo di pandemia che stiamo vivendo. Vorrei anche ringraziare la professoressa Maddalena Toscano per avermi messo inizialmente in contatto con Lia, facendomi conoscere così il progetto DIM, che mi ha subito colpito in quanto utilizza un lavoro di natura lessicografica, un ambito nel quale ho maturato una certa esperienza, nella costruzione di un percorso innovativo di didattica dell'italiano come lingua straniera, che valorizza la diversità linguistica e culturale, come è stato ricordato più volte in questa giornata. Sono molto felice di essere stata coinvolta nel progetto, dopo il professor Adriano Rossi dell'Orientale, esperto di lingua borsiana, nel mio caso non tanto offrendo una competenza linguistica, in quanto insegno Swahili, una lingua africana che non è parlata dagli studenti partecipanti al progetto, ma piuttosto assumendo la funzione, da un lato, di prendere contatto con gli specialisti per le tre lingue africane che fanno parte del database lessicale multilingue, ossia, come abbiamo visto, Bambara, Tigrinya e Wolof, e dall'altro di rappresentare un canale di comunicazione tra il CPA di Avellino e la mia istituzione, appunto, l'Orientale. Il progetto DIM, in effetti, non soltanto ha realizzato un utile strumento didattico per i docenti di italiano come seconda lingua in classi multilingue e multiculturali, che potrà tra l'altro essere utilizzato da organizzazioni che lavorano con migranti e rifugiati, ma rappresenta un processo didattico innovativo basato su relazioni collaborative e costruttive tra studenti, insegnanti e docenti universitari. Il progetto, infatti, è incentrato sugli studenti stranieri adulti, che hanno preso attivamente parte al lavoro lessicografico, come abbiamo sentito più volte, valorizzando in tal modo le loro origini linguistiche e culturali nel corso del loro apprendimento della lingua italiana. La valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli studenti ha implicato inoltre la partecipazione di accademici esperti delle lingue in questione, in gran parte lingue extraeuropee. Per le lingue africane, come abbiamo sentito, gli esperti che hanno collaborato al progetto DIM e sono anche oggi presenti con noi sono la professoressa Ilaria Micheli, il professor Gianfrancesco Lusini e il dottore Emiliano Minerva. Questi studiosi hanno visionato l'interessante lavoro lessicografico degli studenti, molto intrigante anche per il fatto che si tratta appunto di parlanti madrelingua ma non formati in studi linguistici e con un diverso grado di alfabetizzazione che, come ha ricordato precedentemente la collega Micheli, spesso, specialmente nel contesto africano, avviene in una lingua non autoctona, solitamente europea ex coloniale.
e hanno offerto le loro competenze specialistiche, sia per quanto riguarda la revisione delle voci del database, con attenzione alle problematiche relative ad esempio all'ortografia e alla standardizzazione linguistica, legate a loro volta a diversi fattori, quali la relazione tra oralità e scrittura, lo status della lingua nella sfera pubblica, l'uso della lingua nell'insegnamento e così via, sia fornendo dei profili sociolinguistici delle diverse lingue. Il coinvolgimento di alcuni specialisti dell'Università degli Studi di Napoli Orientale, dove per inciso, come già ricordato lei stessa, si è formata la professoressa Pensabene, è motivato sia dall'antica tradizione di studi sulle lingue e culture africane e orientale dell'Ateneo, che trae le sue origini dal Collegio dei Cinesi, fondato dal missionario Matteo Ripa nel XVI secolo, sia dall'interesse di questa istituzione dell'orientale per l'istruzione extraaccademica, ossia l'insegnamento nelle scuole e in altri centri di formazione. Questo orientamento è testimoniato da numerosi progetti, anche in ambito europeo, portati avanti negli anni da docenti dell'orientale. Tra cui vorrei ricordare di nuovo Maddalena Toscano, che durante la sua attività di ricercatrice di lingua swahili in linguistica bantu ha coordinato diversi progetti, tra cui un progetto Comenius, che vantava diversi partner europei sull'insegnamento multilingue in contesti multiculturali, a cui presi parte da giovane ricercatrice. Inoltre, l'Ateneo ha stipulato molte convenzioni con scuole italiane, in particolare nella regione di appartenenza, la Campania, principalmente mirate a fornire occasione di tirocini formativi per i nostri studenti, come l'assistenza a insegnanti in classi multilingue. Ad esempio, molte delle scuole convenzionate si trovano nell'area vesuviana, dove vi è una forte presenza di alunni cinesi. In questa prospettiva, in accordo con Lia Pensabene e con la Preside, abbiamo proposto una convenzione tra l'Università degli Studi di Napoli Orientale e il CPA di Avellino, che è già stata approvata e molto apprezzata dal mio Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo e in particolare anche dal direttore Andrea Manzo, anche per l'importanza dell'impegno nell'ambito dell'apprendimento permanente. Tale convenzione costituisce la base di un partenariato sia in campo scientifico e didattico, in vista di nuovi progetti, sia nell'ambito dei tirocini formativi per i nostri studenti e particolarmente coloro i quali si stanno specializzando in lingue orientali africane, che potranno trarre grande beneficio dall'esperienza di assistere gli insegnanti in situazioni di multilinguismo e multiculturalità. Il progetto DIMI, in conclusione, è stata l'occasione per una fruttuosa collaborazione tra educatori della scuola e dell'università, in particolare nel campo appunto dell'istruzione per gli adulti, che ha certamente arricchito tutti gli attori coinvolti in queste attività e sono convinta che aprirà la strada a nuove stimolanti collaborazioni. Grazie per l'attenzione e complimenti di nuovo per il progetto. Grazie mille alla professoressa Iello e soprattutto per il suo grandissimo sostegno e per il suo impegno proprio nei nostri riguardi.